Il consigliere comunale di Teramo Paola Cardelli contesta il progetto della società SGR SPA per l'housing sociale di Vialongo. Infatti, i calcoli presentati dalla società autorizzata dal comune nel luglio 2014 alla ristrutturazione delle palazzine popolari poste all'ingresso della città di Teramo sarebbero errati perché l'aumento della cubatura edificabile non rispetterebbe il vincolo del 15% imposto dal piano regolatore generale. Il tutto perché i dati espressi all'interno del bando di concorso per la progettazione non corrisponderebbero effettivamente a quelli reali, quindi l'intervento complessivo della SGR, secondo la Cardelli, porterebbe ad un incremento del 56,7% della volumetria, cioè come se al posto delle 6 palazzine attuali ve ne fossero costruite 10, il tutto, continua il consigliere comunale, in un'area già densamente edificata. Abbiamo chiesto chiarimenti, visto che i dati non corrispondevano a quanto riportato in tutti i documenti che sono alla base del bando di concorso e che comunque sono stati avvalorati dal comune attraverso quanto è scritto negli stessi documenti, diversi incontri preparatori, e nel verificare queste incongruenze successivamente ci siamo preoccupati e ci stiamo preoccupando ora di metterle in evidenza e di chiarire quale sia la consistenza esatta dell'operazione urbanistica che si intende attuare. Per cui noi chiediamo che alla cittadinanza sia informata di questo fatto, che l'amministrazione giustifichi la inesattezza dei dati riportati su tutte le documentazioni, sia la documentazione, l'accordo con l'ATER, l'accordo con l'SGR, il bando di concorso, giustifichi l'inesattezza di questi dati o si assuma la responsabilità di quello che effettivamente andrebbe a realizzarsi in quell'area, o che sospenda comunque per un attimo questa operazione.